Ciao a tutti, eccoci di nuovo insieme per un impasto collettivo con il gruppo Nuvola, un amore di pasta madre, sotto la guida di Rosa Di Fonso, l'amministratrice. Faremo una pagnotta con farina di tipo 2, con un'idratazione dell'80%. Bene, andiamo a farlo insieme. Allora, rinfreschiamo la nostra pasta madre e aspettiamo che raddoppi. Chi ha i licoli segue le indicazioni per i licoli. Ecco qua, Rosa ha preparato tutti gli ingredienti ed ora li va a mettere nella planetaria. Vedete, mette tutta la farina in questo modo, tutta l'acqua. Questo è un impasto idratato all'80%. Ecco qua. E poi il lievito madre o licoli. Questo è il mio impasto, faccio girare la planetaria come ci dice Rosa, all'incirca per 10 minuti. Metterò mano a mano anche le descrizioni, così se dimentico qualcosa potete tranquillamente leggere. E questo è il video di Rosa che, come vedete, sta versando sul piano di lavoro, infarinato, molto infarinato, il suo impasto. Questa è una ricetta di Luisa Bertolino che trovate sul suo blog La Magica Cucina di Luisa. Rosa l'ha personalizzata un pochino. Ed ecco qua. Una volta versato l'impasto, naturalmente all'inizio è molto, molto appiccicoso, però poi mano a mano che si fanno le pieghe, rimarrà più compatto. Quindi ci aiutiamo con la farina, come sta facendo Rosa. Facciamo le pieghe, le classiche pieghe a tre. Sentiamoci la musichetta di sottofondo di Rosa, che Rosa sta ascoltando. Bene, ecco qua, questo è il primo giro di pieghe. Una leggera birlatina, poi si copre con un telo. E si aspetta 30 minuti. Ecco c'è il secondo giro di pieghe. Naturalmente tutte noi che abbiamo cliccato su partecipa all'evento stiamo seguendo tutto quello che sta facendo Rosa per fare questo pane con farina di tipo 2. Naturalmente sul gruppo di Facebook Nuvola Un Amore di Pasta Madre. Chi mi segue sul canale YouTube sa già che su questo gruppo facciamo degli impasti collettivi,
seguendo tutte le indicazioni che ci dà Rosa sul gruppo. Bene, come vedete l'impasto sta prendendo corpo, non è più appiccicoso come le prime volte. Questo è il secondo giro, poi c'è un altro giro di pieghe, tre giri di pieghe con l'intervallo di mezz'ora tra l'una e l'altra. Questo è il mio impasto, ora lo copro anch'io. È passata la mezz'ora, proseguiamo. Bene, finiti i giri di pieghe, pirliamo per benino l'impasto e poi lo metteremo dentro una ciotola e teniamo questa ciotola 30 minuti e poi la mettiamo nel frigo almeno per 12 ore, quindi fino a domani mattina. Copriamo con un coperchio o con la pellicola. Ok, e ci vediamo domani. Ed ecco qua la mattina dopo, questo è il mio impasto e ho dimenticato di dire che io ho fatto metà impasto, quindi mezzo chilo di farina, ho dimezzato le dosi, mentre Rosa qui ha fatto l'impasto per intero, se volete potete farlo. Allora, mettiamo parecchia farina sul piano di lavoro, vedete è molto, molto bolloso e comunque morbido. Ora, senza toccare l'impasto più di tanto, dobbiamo fare le pezzature. Io ne ho fatte due perché era solo mezzo chilo di farina, e invece con l'impasto come questo, Rosa ne farà tre, se volete anche quattro, però vengono più piccolini, quindi è una vostra scelta. Tagliamo con il tarocco così. Ecco, come vedete Rosa ne ha fatto uno grande e due piccolini. Adesso li sta piegando così. Ha fatto come se stesse facendo delle pieghe. E poi chiude a filoncino così, vedete, porta i lembi al centro, in questo modo viene fuori un filoncino piccolino. Poi lo gira, ancora un po' di farina così ci aiutiamo. Nel frattempo abbiamo acceso il forno alla temperatura massima, poi trovate di seguito le indicazioni per la cottura, perché dipende molto dalla grandezza che avete fatto, dalle forme che avete dato al pane. Adagiamo i filoncini sulla carta forno spolverizzata di farina o di semola.
ma anche la farina di tipo 2 che abbiamo usato per il pane. Ed eccoli qua, i filoncini di rosa sono pronti, pronti da infornare. Oh, i tagli, siccome il pane è molto morbido, io farò come ha suggerito Rosa in forno. Dopo 5 minuti apro velocemente e faccio il taglio quasi diciamo dentro il forno, tiro un pochino fuori la griglia e faccio con la lametta soltanto il taglio centrale, un pochino più basso del centro. Bene, questi sono i miei, pronti da infornare, e qui stanno cuocendo. E questo è il primo pane sfornato che è di Rosa. Naturalmente il taglio poi va fatto freddo, io qui ho messo già le foto, ma bisogna aspettare che si raffreddi prima di tagliare. Io direi che è molto bello, che ne dite? Molto ben alveolato, il profumo è buono perché è una farina semi-integrale, quindi molto profumata. Bene, amici, ringraziamo Rosa per che ci ha guidato nell'esecuzione di questa ricetta che è di Luisa Bertolino. Vi saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!